Eccoci qua, siamo tornati e stasera con me ci sono Rita Dalla Chiesa. Ciao, buonasera. Anna Pettinelli e il nostro Roberto Poletti. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, abbiamo molte cose di cui parlare, avete sentito che ci sono le misure in arrivo domani. Prima però notizia di poco fa, i contagi ci sono e si è contagiato anche Francesco Totti, l'ex attaccante della Roma, adesso è in isolamento, contagiata pare anche Ilary Blasi. Ricordiamo che Totti aveva perso pochi giorni fa suo papà Enzo proprio a causa del coronavirus, quindi un grande abbraccio a lui, a Ilary e a tutta la famiglia. Allora, tra poco capiremo anche cosa ci aspetta, perché abbiamo visto, no? Forse da domani, insomma, da mercoledì avremo nuove restrizioni, però evidentemente c'è ancora qualcuno che non ha ben compreso la fase che stiamo vivendo. È stato Halloween nel fine settimana, guardate cosa è successo. Tutto questo come se nulla fosse. Professor Fabrizio Brigliasco in diretta con noi, grazie di essere qui. Stiamo raccontando appunto quello che purtroppo ci sta capitando. Che effetto le fa vedere queste immagini che sono relative a qualche ora fa? Terrificante vedere queste cose, perché dimostrano quello che non bisogna fare, che è invece in questo momento limitare i contatti superflui, purtroppo sapendo anche di dover colpire una filiera di lavoratori che si occupano di queste parti per noi importanti di qualità di vita, ma davvero la sfida per riuscire a convivere con questo virus sta proprio qui, nella percezione che ogni contatto è a rischio, a bassissimo rischio, di contrarre una malattia, è vero, banalissima nella stragrande maggioranza dei casi, ma che ha qui proprio la sua forza, cioè il fatto di poter, come Stato, attraverso in particolare anche gli asintomatici, la possibilità di diffondersi e di colpire le persone più fragili, che seppur rappresentano una percentuale minima, 0,7%, abbiamo visto nel momento in cui dovessero incrementarsi, come è successo nella fase iniziale, dare veramente numeri tristissimi e imponenti di chi invece ha gli effetti più pesanti. Purtroppo, devo dire che tutti quanti abbiamo visto quel filmato con grande, come dire, quasi come se fosse una roba di un anno fa. Ma a me dà l'idea che veramente ci sia un difetto di comunicazione, cioè, ma non è possibile, perché che non si capisca che questi contatti non sono superflui, sono pericolosi, altro che superflui. Ma guarda che l'hanno capito benissimo. Ma no, secondo, ma non ci credo, ma i ragazzi non possono essere così stupidi. Allora, perché, Rita, secondo te? L'arroganza. No, io credo proprio che non siano convinti che non è così grave. È ovvio che un negazionista su un ragazzo che si vuole divertire è una presa molto più più forte di uno che ti dice guarda stai attento. Cosa sto a sentire? Un ragazzo cosa sta a sentire? Quello che ti dice stai attento o quello che ti dice no, non è niente, il Covid ma non esiste? No, è più arroganza o ignoranza? No, no, io penso che sia proprio l'arroganza, Alberto, l'arroganza di persone che in qualche modo pensano di essere più forti di quello che sta succedendo. Non credo e i giovani pensano di essere più forti e che niente succeda a loro o possa succedere molto meno che a delle persone adulte. Perché non gliel'hanno spiegato bene, questo, Rita? Ho capito. Anche se gliel'hanno spiegato, però secondo me loro pensano di essere comunque più forti, perché guarda, io anche l'altra sera mi sono venuti dei ragazzi fuori dalla porta, dolcetto scherzetto e cose di questo genere, però erano talmente piccoli bambini, talmente così, che ti fanno anche tenerezza, ed erano stati avvertiti, quelli sì erano stati avvertiti, perché non sono entrati dentro casa, ti hanno dato un cestino dove poter mettere tu dentro i dolcetti.
ma che è un'altra cosa rispetto alle feste che potrebbe abbiamo visto. Però una cosa quello, completamente io ti voglio dire una cosa, mia figlia 5-6 anni dolcetto scherzetto non ce l'avrei mandata in questo giusto. Momento certo, a fare la questo è il punto. Beh, intanto queste immagini scandalose ritraggono una massa di idioti che fa festa incurante di quello che sta accadendo. Mi auguro naturalmente che vengano identificati e in qualche modo richiamati alla loro responsabilità, che è quello di non diffondere un'epidemia. Ma poi c'è un altro aspetto. Con questo effetto annuncio, domani si chiude 18-21, dopodomani no, è spostato al giorno dopo. Mercoledì. Sì, no, ti sto dicendo. Quello che sta accadendo è che continuiamo a dare il via libera alle persone. Quindi ogni sera la gente pensa che sia fa l'ultima festa sera, perché è l'ultima sera, approfittiamo dell'ultima bevuta tra amici, approfittiamo dell'ultima riunione di famiglia. Vedo che e ogni sera è l'ultima, bisogna fare in fretta, date certe, orari certi, mercoledì. Regole certe, mercoledì. Sennò così moriamo in e allora tutti se i sensi. Mercoledì, allora ha ragione Roberto che stasera e domani sera la certo, gente Rita, sarà, certo. sarà... Ma dove che è tutto chiuso? Allora, vanno in piazza e fanno festa, portano le bottiglie. Io ho visto queste immagini, ma voi girate per Roma la sera? Alberto, la io sera no. È deserta. Sicuramente è deserta. No. Però mi hanno detto che ci sono dei ristoranti. Quando ho detto a una persona, devo dire che... guarda che chiudono alle 18, non è vero. Da guardate, me, io vi devo dire che sono uscito sabato per andare all'auditorium della RAI alle 8 di sera, la città era già praticamente spenta. Però se qualcuno ha l'idea di fare ancora festa, vorrei farvi vedere questo documento che ci dimostra che cosa? Che è stato scoperto che non soltanto sono i droplet, cioè quello che fuoriesce dalla nostra diciamo bocca a essere contagiosi, che noi ci ripariamo con la mascherina, ma c'è anche l'aerosol che è altrettanto pericoloso. Che cos'è? Ce lo spiega Simona Giampaoli, poi sentiamo il professor Pregliasco. Scuole, autobus, chiese, ristoranti, mezzi di trasporto pubblico, bar e prigioni. Gli spazi chiusi affollati, frequentati per un tempo prolungato, presentano le condizioni ideali per la diffusione del Covid, sempre più studi lo confermano. Tra le cause del contagio non ci sarebbero solo le goccioline respiratorie pesanti, droplet, ma anche le minuscole goccioline aerosol esalate dalle persone infette, in particolar modo quando tossiscono, starnutiscono, cantano e parlano per un tempo prolungato. In questi casi fondamentali sono sempre mascherine e distanziamento e un sistema di aerazione appropriato. In un'aula scolastica, ad esempio, se il positivo è l'insegnante, il rischio è maggiore perché parla più di un alunno. Come fare allora per ridurre il rischio? Con il ricambio d'aria ogni 20 minuti, poi con un microfono che permetterebbe all'insegnante di abbassare il tono quando spiega la lezione, aggiungiamo le mascherine e il rischio di contagio si abbatterebbe in modo drastico. Saluto e ringrazio Massimo Giannini, direttore della Stampa, collegato con noi, che è ancora in quarantena a casa, reduce. Massimo, ciao, grazie di essere qui. Da un'esperienza Buonasera. Brutta con il virus, tra poco ci racconterai, il tuo editoriale rimane una pietra miliare in questi giorni e queste settimane, dovrebbero leggerlo tutti. Intanto, professore, abbiamo visto però questo documento che ci fa vedere come, oltre al droplet, c'è anche l'aerosol. Quindi dobbiamo stare attenti, quando siamo in un ambiente chiuso, a non parlare, per esempio, ad alta voce. Ecco, non sentiamo più il professore. Ecco. È la forma più pesante, diciamo, la maggiore quantità di carica che viene emessa. Però anche le goccioline più piccole, si era già visto nelle terapie intensive, che possono rappresentare un rischio. Noi dobbiamo immaginare mascherina, distanziamento, pulizia come degli schermi protettivi. Purtroppo però ognuno di questi schermi protettivi è come se fosse fatto di un formaggio coi buchi, quindi ha delle possibilità di non essere completamente protettivo. Mettendo più strati, quindi adottando sempre più attenzioni, noi riusciamo a ottimizzare, non arriveremo mai purtroppo al rischio zero, tant'è che moltissime persone che si sono infettate non riescono a risalire alla situazione specifica. Quindi davvero si ritorna a quanto dicevo prima, ogni contatto è un rischio e adottiamo questo nuovo galateo che abbiamo ben usato all'inizio, ma poi ci siamo un po' troppo lasciati andare rispetto a un'estate un po' troppo ballerina, diciamo così, che ci ha in qualche modo, come sempre accade in tutte le cose, anche quando si guida la macchina, quando si impara a guidare la macchina si sta attenti, dopo qualche anno si passa col giallo, si spinge un po' di
qui, ci siamo un po' disabituati, dice lei, durante l'estate. E invece bisogna ritornare davvero a zero. Anche perché va detto che chi come noi fa televisione è stato spesso accusato nel mandare in onda servizi come questo, che sono importantissimi, di fare del terrorismo mediatico. Ah, volete spaventare il paese, volete frenare il paese. E invece se i risultati sono quelle feste di Halloween con i pazzi scriteriati senza mascherina, avercene di servizi come questi. Non è che ci divertiamo, immagino, Alberto, certo. Tu ti diverti ogni giorno a raccomandare le cose? No. Sì, come ma non funziona, perché se no non li farebbero più. Ci deve essere un'altra maniera per spiegare all'Italia quello che stiamo vivendo. Non è possibile. Ne abbiamo visti di questi filmati milioni, ma non serve a niente. Non vorrei sentire la Massimo Giannini su questo, poi ci racconterai la tua esperienza. Secondo te ha ragione il professor Pregliasco, Massimo? Ci siamo disabituati al distanziamento e a osservare quelle misure che sono necessarie per la salvaguardia nostra e di chi ci sta di fronte? Ma non c'è dubbio, noi abbiamo un peccato originale alle spalle, è la folle estate della Movida, ecco. Quando abbiamo pensato che tutto fosse già finito, che il virus fosse alle nostre spalle e che fosse arrivato il momento, e questo lo dico soprattutto dal punto di vista dei giovani, di riprendersi la vita. Era un atteggiamento per alcuni versi anche comprensibile, ripeto, soprattutto da parte dei ragazzi e delle ragazze che andavano in vacanza. Un po' meno da parte di noi adulti, che forse siamo stati un po' troppo tolleranti con questa pur logica e naturale pulsione giovanile, e ancor di più lo sono stati coloro che avrebbero dovuto in quel frattempo, i mesi estivi, certo, tra la prima e la seconda ondata, predisporre tutti i meccanismi di controllo, tracciamento, vigilanza e precauzione che ci avrebbero evitato oggi di trovarci nella drammatica situazione nella quale stiamo. Infatti queste infatti non ci sono state regole. Se ci fossero state delle regole più ferree, se non avessero aperto le discoteche, se avessero... Ma possibile che non ciascuno riusciamo a darcele anche ecco, noi da soli? Ah, certo, ma le se regole, siamo noi gli adulti. Allora, questo. Ognuno di noi, io per esempio ho passato un'estate molto molto distanziata, anch'io, lo devo dire, ma è stata una scelta perché facendo questo lavoro abbiamo chiaramente delle cautele maggiori. Vorrei farvi vedere però, per renderci conto anche, abbiamo il grafico del contagio, non soltanto i numeri, ma proprio per capire quanto sia aumentato il contagio nel nostro paese. Guardate questa immagine, questa grafica. Ecco qua, guardate un po', adesso chiaramente il dato delle ultime ore è inferiore perché come sappiamo nel fine settimana ci sono, si effettuano meno tamponi, ma voi rendetevi conto, è vero che i tamponi erano inferiori a febbraio, però c'è stata davvero un'escalation fino a oggi. E poi ci sono le regioni che allarmano perché chiaramente, come abbiamo sentito anche dal Presidente del Consiglio e non soltanto, ci sono alcune regioni che hanno un tasso esponenziale. Questa è la Lombardia, una fotografia che se non sbaglio, professore, è il 20% il tasso RT oggi in Lombardia, quindi veramente alle stelle. Il 20% dei positivi, sui tamponi, con un RT che arriva a essere piuttosto elevato, quindi una situazione sicuramente impegnativa. Speriamo che questi dati, è vero che sono un po', come dire, falsati dal sabato alla domenica, ci dimostrino che qualche azione, il DPCM anche regionale che è stato attuato, sia in qualche modo stia facendo vedere i suoi effetti. Direi che lo vediamo anche in una relativa, diciamo, minore pressione sui pronti soccorso, ma davvero sono veramente tutti i colleghi stressati. È vero che in questo momento è giusto parlare e dare indicazioni ai cittadini di non riversarsi ai pronti soccorso, perché se succede questo cortocircuito poi il sistema va in tilt e già essendo il sistema dell'emergenza sotto pressione non può garantire quelle che sono, diciamo, le normali attività per le patologie che non vanno in vacanza, in particolare la migliore assistenza. In questo momento noi riusciamo a ricoverare, e me lo dicevano colleghi anche di Bergamo, pazienti che magari sono lì per precauzione, no? Perché c'è ancora un po' di spazio, però dobbiamo continuare a permetterci questo, cioè a quello di poter gestire con grande attenzione tutti questi pazienti. E rimane il concetto appunto della veramente assurdità di assumere comportamenti che siano responsabili. Ecco, io vorrei che ci sta ascoltando da casa adesso ascoltasse Massimo Giannini. Massimo Giannini ha contratto il virus, ha avuto dei sintomi e poi è stato ricoverato. È stata una brutta esperienza quella di Massimo, che lui ha raccontato sul suo giornale La Stampa, un editoriale
che secondo me rimane un punto, tutti dovremmo leggerlo. Lui l'ha raccontato dal punto di vista del cittadino, del malato, con lo sguardo da giornalista. E lui dice, ha detto, un giorno questo dolore ci sarà utile. Ecco Massimo, ci vuoi raccontare che esperienza è stata? Ma guarda, io ho passato diciamo quasi 3 settimane ricoverato in ospedale. Ho vissuto e attraversato diciamo i 3 gironi infernali del Covid. Per fortuna non il quarto, quello più grave, cioè la rianimazione. Però mi sono fatto 6 giorni di terapia intensiva, 4 giorni di terapia subintensiva e poi altri 4 giorni nel cosiddetto reparto sporco pulito, cioè quello dove sono ricoverati malati un po' meno gravi, che sono chiusi nelle loro stanze, non possono mai uscire, che possono solo entrare i medici quando vengono a fare visite, gli infermieri quando vengono a dare terapie o gli operatori sanitari che distribuiscono i pasti. Bene, ti devo dire che l'esperienza più scioccante ovviamente è stata quella delle terapie intensive. Certo. Io ero in una stanza singola, ma ho visto tante altre stanze nelle quali c'erano tanti altri ricoverati. Considera che quando io sono entrato in terapia intensiva eravamo in 18 in quel piano. Quando io sono uscito dalla terapia intensiva, 6 giorni dopo erano 85. Questo tanto per darti un'idea di qual è stata l'escalation della malattia. E di quegli 85, la metà erano più giovani di me. Di quegli 85, buona parte erano ovviamente con l'ossigeno, tutti con l'ossigeno, me compreso. Per fortuna io mi sono fermato solo a questo, una mascherina di ossigeno. Ma molti altri avevano il casco, i ventilatori polmonari e molti altri erano intubati e sottoposti a questa procedura che io sommariamente ho raccontato, me la sono fatta spiegare dai medici, l'ho vista praticare ed è una cosa che dà veramente un'angoscia assoluta, la pronazione e la supinazione, cioè i malati intubati, sedati, quindi anestetizzati, per un tempo che nessuno sa quanto durerà, vengono reclinati sul lettino a pancia in giù, in una posizione decisa da un rianimatore esperto, e in quella posizione rimangono per 16 ore. Poi nelle 8 ore successive vengono rovesciati e messi supini, a pancia in su, e poi dopo ricominciano il giro, altre 16 ore pronati, altre 8 ore supini, altre 16 ore pronati, altre 8 ore supine, perché questa procedura serve, come dicono i medici, a far distendere i polmoni. E in questo frangente si spera appunto che la malattia regredisca, che allenti la presa sui polmoni, ma non capita sempre. Può invece capitare che tu durante questa procedura, mentre dormi, non sai niente perché ti sei addormentato giorni prima, non ti risvegli neanche più, non ti ha salutato neanche un tuo caro. Ecco, io queste cose le ho viste e dico a chi continua a ripetere che questa è poco più di un'influenza, vi farebbe bene un giro in quei reparti. Voi che andate in giro senza mascherina, e lo dico anche ad alcuni politici, non soltanto italiani, voi che pensate che questo sia tutto un gigantesco complotto, fategli un giro là dentro e poi ne riparliamo. Ecco, io penso che di fronte a una testimonianza come quella di Massimo Giannini non ci sia nulla da aggiungere, perché davvero, ecco, sentire dalla viva voce di un uomo, di un giornalista che lo racconta e che ha attraversato quello che abbiamo appena sentito, penso che non ci sia bisogno di commento. Però è utile, Massimo, ti ringrazio molto perché è davvero utile portare questa testimonianza. Peraltro tu adesso sei lì e stai assistendo la tua mamma, ci siamo scritti in questi giorni, quindi come potete immaginare il virus può portare in ospedale, può portare conseguenze gravi come quelle che abbiamo sentito, può portare anche al contagio di un familiare e poi doversene occupare. Il nostro Massimo adesso è a casa della sua mamma. Come sta adesso la tua mamma? Io la saluto perché saluto tutte le signore che ci ascoltano a quest'ora e che chiaramente devono stare molto molto attente, soprattutto le persone di una certa età, tra poco parleremo anche di questo. E ti ringrazio tanto Alberto, guarda, io ho contagiato anche mia moglie peraltro, che per fortuna ha avuto molto, molto meno impatto dal punto di vista sintomatico di quanto non ne abbia avuto io. Lei non è stata ricoverata, se l'è passata tutta a casa ed è guarita presto, prima di noi. Mia mamma insieme a me da ieri mattina ha avuto finalmente un tampone negativo, quindi anche lei dal punto di vista clinico possiamo dire è uscita dal tunnel. Però facciamo un applauso. No, vi ringrazio tanto. Vi assicuro che dal punto di vista psicologico,
soprattutto per quello che riguarda lei, che ha 90 anni, tra l'altro malata oncologica, l'impatto è devastante. Quindi adesso comincia un'altra fase che sarà altrettanto impegnativa. Possiamo raccontarla, per fortuna, al contrario di tanti altri che non ce la fanno e non ce l'hanno fatta, e ai quali va tutto il mio affetto, la mia solidarietà e il mio ricordo. E ci associamo anche noi. Naturalmente sappiamo allora che mercoledì avremo nuove misure restrittive qui da noi, ma sappiamo che i paesi, i nostri amici e vicini, stanno vivendo situazioni analoghe. Allora ci sono i nostri corrispondenti da Berlino e da Parigi, Alessandro Castiglia e Rino Pellino. Cominciamo con Parigi. Alessandro, raccontaci la situazione lì. Terzo giorno di lockdown in una Parigi, come possiamo vedere, che va a scartamento ridotto, e non è sufficiente, nel senso che la previsione che si sta diffondendo è che questo lockdown, che dovrebbe durare in teoria fino al primo dicembre e che non è esattamente così rigoroso come nella primavera scorsa, perché ad esempio le scuole funzionano da stamattina, dopo il lungo ponte di Ogni Santi sono tornati a scuola in classe 12 milioni di ragazzi e ragazzini, e però condiziona moltissimo la vita dei francesi a livello nazionale stavolta. Non si tratta quindi di un coprifuoco, ma di un vero e proprio lockdown. Di questo lockdown, che dovrebbe scadere il primo dicembre prossimo, invece si comincia già a intuire la necessità forse di estenderlo. Macron aveva detto l'altra sera, preannunciandolo, che ci sarebbe stato dopo una quindicina di giorni un check sull'andamento della regressione eventuale del contagio, ma certo i 46.000 nuovi contagi di ieri con i relativi 230 morti quotidiani non lasciano intendere che questa frenata sia già in corso. E allora è importante sentire i colleghi francesi del professor Pregliasco, quello che stanno dicendo oggi, e ci fanno capire quello che potrebbe succedere domani. E intanto che il Natale non è affatto detto che venga risparmiato dal lockdown, da un prosieguo di lockdown. Questa è la prima cattiva notizia, che è l'insegna del realismo, però non della prefigurazione. Allora, Alessandro, pessimistica o ecco, approfitto o di questo tuo spunto, scienziati, ecco, e per chiederlo un attimo al professore. Solo una cosa, Alberto. Sì, al professor Pregliasco. Dimmi, no, volevo chiedere a Pregliasco solo se secondo lui, visto che noi stiamo vivendo un film con qualche settimana di ritardo, questo dicono anche tutti gli epidemiologi, ci viene detto che insomma tutto questo viene fatto per mettere in sicurezza il Natale. È uno scenario, secondo lei, analogo a quello della Francia, quello che ci apprestiamo a vivere? Cioè che il Natale potrebbe essere distanziato? Io spero proprio di no, ma bisogna metterlo in conto nello scenario peggiore. Io credo e spero che se questa azione, spero in un DPCM rapido e veloce che possa rinforzare ciò che è stato attuato, possa almeno permetterci una convivenza. Però questo virus ci nasconde tante cose e dobbiamo scoprirle via via e fare un check continuo, come anche ormai è previsto in questo nuovo DPCM, immaginando opzioni che possano essere modulari e scalari a seconda dell'andamento dell'epidemia in Italia. Ecco, Alessandro, chiudiamo con Parigi, volevi aggiungere... Per concludere? Sì. Sì, una cosa rapidissima, che è l'insegna sempre di queste previsioni terribilmente legate alle prefigurazioni scientifiche, quindi fatte dal Consiglio degli migliori esperti che questo Paese possa radunare. E beh, insomma, il messaggio di oggi è: questa seconda ondata dovremmo superarla. Poi, verso la fine dell'inverno, potrebbe essercene una terza. E con questo noi oggi stiamo convivendo. A te, Alberto. Grazie, Alessandro. La notizia della terza ondata, diciamo che il tavolo qui si è gelato. Professore, le chiedo veramente un tweet, ci dobbiamo aspettare un'ulteriore ondata? Ma poi su che base lo dico? Nel passato pandemie hanno evidenziato un andamento, come dire, con onde via via sempre meno crescenti, e quindi è possibile che sia anche per questo. Dipenderà da noi, da come convivremo e avremo la capacità di convivere per il prossimo anno, i prossimi anni, con questo virus. Più che la dimensione del vaccino, ragazzi, prima o poi però, essere responsabili più che convivere, cominciare a essere davvero responsabili. Evidentemente ci aspettano mesi molto molto lunghi e intensi. Situazione a Berlino con Rino Pellino, anche lì misure restrittive, ha parlato Merkel. Rino, da te. Oggi, primo giorno del nuovo lockdown, un lockdown con misure meno rigide che altrove, anche perché qui i numeri sono ancora più bassi. L'ultimo dato attendibile prima del fine settimana dicevano 19.000 nuovi contagi giornalieri. Angela Merkel però è ugualmente molto preoccupata, ha detto: abbiamo scelto una strada intermedia, chiusi tutti i ristoranti e i bar, aperte le scuole
e i negozi, perché questa è una scelta politica, ha detto Angela Merkel. Vogliamo che le scuole, che i ragazzi abbiano il più possibile diritto e speranza in un futuro. E soprattutto ha fatto appello alla responsabilità. Più rispettiamo queste norme, più possiamo allontanare la possibilità che ne arrivino restrizioni più gravi. Il problema è, ha detto Angela Merkel, che comunque il 30 novembre, quando deve finire questo nuovo lockdown, non sappiamo se potremo tornare a come era prima, e sicuramente dovremo fare i conti con un Natale, speriamo non solitario, ma che comunque prevederà qualche misura di restrittiva in ogni caso. L'importante, ha detto Angela Merkel, è cercare di capire quello che sta succedendo. Abbiamo di fronte a noi 4 lunghi mesi d'inverno che possono essere molto lunghi, ma nel quale dovremo rinunciare alle feste e limitare il più possibile i contatti con quelli che non sono della nostra famiglia. Grazie Rino Pellino. E allora abbiamo parlato con sia con Berlino che con Parigi. Voglio farvi vedere, allora c'è un documento, ci dice quale potrebbe essere il picco del virus qui da noi. Guardate, con Simona Giampaoli. Che le prossime settimane saranno quelle più delicate, quelle più sorvegliate, non ci sono dubbi. Le previsioni si accavallano sul futuro che sarà, sul Natale che sarà. E sicuramente gli scenari degli altri paesi europei non confortano. Secondo alcuni esperti, il picco di questa ondata dovrebbe arrivare a metà dicembre, poco prima delle festività natalizie. Potrebbe, perché dipende da come le misure di contenimento funzioneranno, dai nostri comportamenti, da quanto riusciremo ad arginare il virus. Ieri l'Italia ha superato i 29.900 casi in 24 ore, il tempo di raddoppio è di 6-7 giorni. E ciò vuol dire, se ci basiamo su modelli matematici come gli esperti che fanno previsioni e studiano il virus, che in una settimana con questa crescita arriveremo a 50.000, 100.000 in 2 settimane. Ma le variabili in gioco sono molte e restano le ipotesi. Ecco, certo, insomma... Chi sta guardando questa trasmissione? Non vorrei che insomma fraintendesse. Sembra che stiamo celebrando il funerale dell'Italia, e Matano invece è uno che è abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, un ottimista. Quindi se una trasmissione condotta da un ottimista, uno che guarda in là con entusiasmo, vi dice queste cose, vi rendete conto che la situazione è davvero grave? E quelli che ballano alla festa, ballano e bevono alla festa, e quelli che rimandano le decisioni invece che prenderle subito, sono due facce della stessa medaglia, questo lo devo dire. Le decisioni sono oramai imminenti, perché c'è stato lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e chissà. È molto difficile, perché c'è un'Italia che ha paura di una debacle dal punto di vista economico e che quindi fa pressioni. È un'Italia che dice forse è meglio che chiudiamo per poi riaprire a Natale. Io mi immagino un Natale senza vedere i parenti, ragazzi. L'Italia non vuole chiudere. Massimo Giannini, su questo voglio il tuo punto di vista. Condividi quello che ha detto Poletti? C'è un ritardo nelle misure, secondo te, che sono oramai ad horas? Ma guarda, intanto c'è, purtroppo, dobbiamo dirlo, al contrario di quello che era accaduto di fronte alla prima ondata, di fronte alla seconda c'è una notevole confusione. Troppa confusione tra blande decisioni del governo e forti raccomandazioni del Presidente del Consiglio, stop and go continui soprattutto da parte dei governatori regionali. Tutti parlano troppo e agiscono poco, e quando agiscono lo fanno tardi e a volte anche male. Abbiamo ritardi su diversi fronti, ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni, io l'ho ricordato negli articoli che ho scritto dall'ospedale, parliamo delle terapie intensive, parliamo dei tamponi, parliamo del trasporto pubblico locale, parliamo della medicina di territorio, il ruolo dei medici di base, certo. Potrei continuare, la lista è lunghissima, sono tutte criticità che conoscevamo, le sapevamo già nel mese di marzo e aprile, quando il dramma si è consumato, sapevamo quali erano i nostri ritardi. Siamo arrivati alla seconda ondata e questi ritardi ce li ritroviamo tal quali. Allora io dico, poiché è evidente che il virus è molto più efficiente e molto più veloce della politica, allora prima facciamo le scelte anche più drastiche e dolorose, perché vedere i negozi chiusi, i ristoranti chiusi, chiaro, i bar male. Chiusi, i musei chiusi, è un dolore profondo, al di là del danno economico, anche dal punto di vista della psicologia della nazione. Però, ripeto,
e dall'altra parte c'è la difesa delle vite umane, l'economia purtroppo viene dopo, viene il secondo viene dopo. E allora dobbiamo prendere scelte molto molto drastiche, in qualche caso estreme. Non dobbiamo aver paura di parlare di lockdown prima possibile, meglio farlo adesso che rinviare e aspettare ancora. Facciamolo prima, sarà più breve e pagheremo un prezzo meno alto. Questo è quello che io penso. Grazie Massimo Giannini, grazie. Noi siamo qui, io ti aspetto quando vuoi, perché è davvero un punto di vista molto importante il tuo. Ringrazio anche il professor Pregliasco e un saluto naturalmente alla tua famiglia, Massimo. Allora, voglio andare al volo da Maria Gianniti, che si trova a Madrid, per raccontarci come si sta vivendo lì questo momento così difficile che stiamo raccontando qui da noi. Maria, da te. Sì, buonasera Alberto. Anzitutto ti vorrei far vedere una cosa. Vedi questo bracciale alle mie spalle, questa fiamma perpetua. L'hanno inaugurata il 15 di maggio. Sotto c'è scritto: questa fiamma arderà sempre nei nostri cuori ed è dedicata a tutte le vittime del Covid. Come sai, la Spagna è stata colpita duramente, uno dei paesi più duramente colpiti, siamo a 35.000 vittime, continuano a esserci tantissime vittime, ma adesso la situazione è una situazione un po' particolare, perché i contagi continuano a crescere, però non in maniera esponenziale come avveniva soltanto fino a due settimane fa. Parliamo sempre però di 25.000 contagi al giorno, quindi continua a essere una situazione estremamente preoccupante. Più che Madrid, la situazione difficile è soprattutto in Catalogna e in Andalusia. Al momento non si parla di un nuovo lockdown nazionale. Che cosa stanno facendo qui? La regione di Madrid, per questo weekend di Ogni Santi, che di fatto qui termina questa notte, è stata completamente sigillata. La stessa cosa è stata fatta anche in altre regioni. Praticamente non si può entrare. In più qui a Madrid ci sono proprio delle zone sanitarie dove in realtà non si può né entrare né uscire. Insomma, dei mini lockdown per cercare di far sì che la gente capisca che non si può, non si deve uscire più di tanto, non ci si deve distribuire più di tanto. Però se ti faccio vedere come ultima immagine, questa è la Gran Via, la strada principale di Madrid. Come vedi c'è traffico, c'è della gente, non tantissima anche perché la giornata sta per concludersi. Insomma, la Spagna sta cercando di capire che se l'evoluzione del virus dovesse ulteriormente crescere, allora il governo comincerà a discutere seriamente di un lockdown nazionale. Al momento questo non è nello studio, insomma, nelle intenzioni del governo nazionale. Grazie Maria Gianniti, grazie il TG1, ci fermiamo qualche secondo poi torniamo qua. Allora, eccoci, in questa giornata complicata, però un sorriso ce lo strappa proprio lui. Gigi Proietti è uno dei suoi monologhi più divertenti e amati, guardate. No, non me romperta, no, toi, a moi. Non mi da romper ca, no. Non mi romper ca, non mi romper ca, non mi romper ca. E finiva sempre così. Non mi romper ca. Beh, quanto è attuale, no, questo non mi romper ca. Appunto, diciamo, lo stavo pensando anch'io. È proprio, diciamo, io voglio chiudere così perché è il sentimento di tutti noi rispetto a quello che stiamo vivendo. Basta, lasciamoci con questo sorriso. Grazie Roberto, ci troviamo qui domani. Grazie Anna Pettinelli, ci troviamo anche te, anche con Rita. Ci vedremo questa settimana. E noi, se volete, siamo sempre qui domani attorno alle 5. Io vi aspetto qui alla Vita in Diretta. Grazie a tutti. Ringrazio questa squadra. Grazie allo studio. Bravo. E alla squadra meravigliosa che ogni giorno ci consente di andare in onda. Questo applauso, ragazzi, è tutto per voi, per la regia e tutti quanti. Grazie di cuore. A domani.